Volley Time Casa Giove Marano 3-0, una vittoria netta. Siamo con coach Luca Bobbio e per qualche ora queste ragazze potranno godersi anche il primato in classifica, chiaramente in attesa degli altri due match di Montesarchio. No, io ti ripeto quello che abbiamo detto in altre occasioni. Guardiamo poco le avversarie, noi proviamo a vincerle tutte, proviamo a fare bene innanzitutto. Stasera in alcuni momenti ci siamo riusciti, specie all'inizio della partita, poi ci siamo un po' rilassati, ci siamo adattati al non gioco che facevano gli avversari. Non è stata una bella partita sinceramente, troppo frammentata da errori, anche gratuiti. Noi abbiamo fatto un solo errore, la nostra concentrazione è calata una volta che ci siamo accorti che potevamo portare in porto facilmente la partita, abbiamo tirato un po' i remi in barca, questo assolutamente non lo dobbiamo fare. Livello tecnico a parte, in ogni caso, cosa è cambiato rispetto alla prima contro la Caudimo? Possiamo dire che quel match è già un lontano ricordo? Vabbè, è una squadra dove abbiamo inserito, oltre all'allenatore, si stanno inserendo 3-4 ragazze nuove in ruoli chiavi. È anche naturale che ci sono delle difficoltà iniziali. Adesso i meccanismi si stanno oliando un po' meglio. In alcuni casi funzionano molto bene, come sabato, come la partita di sabato scorso a San Gesualdo, in altre occasioni un po' meno bene, però stiamo sicuramente crescendo. Ora si va a Napoli, poi si torna qui a Caserta, precisamente a Capua. Due match sulla carta semplici, due vittorie, dove potrebbero proiettare queste ragazze? Non lo so, noi puntiamo a vincerle tutte, e proviamo ad arrivare agli scontri diretti nelle migliori condizioni fisiche e psichiche. Questo è il nostro obiettivo principale. Ripeto, oggi abbiamo fatto bene in alcuni tratti, meno bene in altri, e dobbiamo certamente migliorare ancora. Grazie.